Buongiorno! Giustamente mi avete detto, ma i vlog, che fine hanno fatto? La Mile, che fine ha fatto? Ma che succede? Che succede? Che succede? Succede che accendiamo la telecamera e proviamo a fare questo vlog dopo tantissimo, dopo quasi 2 mesi. Infatti mi sento anche un po'... un pochettino, come si dice? Mi vergogno! Oggi siamo di riposo, finalmente lunedì. Sapete che noi adoriamo il lunedì, magari se spegniamo il televisore sotto. C'è minestra d'oggia. E che secondo me si porta dietro i postumi del calcio. Quando, come tutti i calciatori e le calciatrici, non so chi di voi giocata a calcio, indipendentemente dal fatto che siano maschi o femmina, io so per certo che, vabbè, lo so per certo per le femmine, però lo so anche per i maschi, che sotto la doccia si soffiano il naso. E Mile si porta dietro questa cosa qui. Allora, oggi finalmente è lunedì, sono le 8, noi abbiamo già fatto colazione, abbiamo già fatto meditazione, abbiamo già fatto yoga, e nel contempo, ragazzi, io dico, avessi perso, non dico tanto, non... un quarto di centimetro, così giusto la soddisfazione. Mile dice di sì, io dico di no. E ovviamente la prova quale sarebbe? Quella di misurarsi, ma non mi voglio misurare perché voglio aspettare di essere certa per essere più motivata. Ma indipendente dal fatto che io sia dimagrita o meno, sgonfiata o meno, più faccio yoga, più mi sta piacendo, compreso proprio il fatto di aver ripreso la meditazione. Ragazze, mi si è aperto un mondo, provateci, provare per credere e fatemelo sapere. Allora, la casa è un disastro oggi. Oggi è letteralmente un disastro, ma chi se ne frega? Oggi non si fa niente, perché oggi si va via. Andiamo a Brescia a fare una commissione, innanzitutto. E per seconda cosa, con la scusa, mentre siamo lì, andiamo a trovare due nostri amici, una coppia che abbiamo conosciuto tramite YouTube, i quali erano venuti qua loro a trovarci l'anno scorso, se non erro, e allora, mentre siamo lì, li abbiamo chiamati, così ci aspettano. Li abbiamo preso, cosa li abbiamo preso? Le tegole, biscotti valdostani, che queste in realtà si mangerebbero con la crema di cogne, che io non so fare, però vabbè, loro le mangeranno così. Genepi, che ve lo dico a fare, anche questo qui, prodotto tipico della Valle d'Aosta. Poi, fontina, lardo d'Arna e salami tipici di qua. Volevamo anche prendere i budon, i budini si chiamano, che è tipo un salame però più morbido a base di barbabietola, però non eravamo sicuri, quindi abbiamo detto rimaniamo sul salame. Diciamo che sì, per quanto riguarda me è una cosa tipica, ho notato che non fanno in tanti, nel senso che quando mi è capitato di andare a trovare altre persone, essere ospite di altre persone, non parlo di gente di qua, insomma, però ecco, tipo una cosa che io faccio se sono ospite da qualcuno, se vado a casa di qualcuno, se non mi viene di andare a spendere soldi per andare a comprare, che ne so, qualcosa per la casa. Esempio, per quanto sia bella, per quanto sia carina, uno perché in realtà non so i gusti, a meno che, ma anche laddove io dovessi andare a casa di qualcuno che fa video su YouTube, come è successo, sono stata ospite in più di una casa di ragazze conosciute su YouTube, però ecco, non mi viene, preferisco portare sempre qualcosa da mangiare. Questa è una cosa che nella mia famiglia si è fatta fin di... Io ricordo che ero piccola e anche solo quando con nonna andavamo a casa di zia, che abitavano una di fronte all'altra, quindi non è, si vedevano tutti i giorni, ok? Però tipo quando era tipo il giorno che io andavo da nonna, tendenzialmente il sabato che non andavo a scuola e mi lavoravano, e si andava da zia che bisognava semplicemente attraversare la strada, mi ricordo che nonna prendeva sempre il pacco di caffè, il pacco di zucchero, cioè abbinati caffè, zucchero, fette biscottate, o non lo so, sono sempre cresciuta così e quindi è una cosa che ho. Niente, le mie piantine stanno morendo, ma vediamo domani se vado a prendere un vaso e le rinvaso, perché dentro patiscono, solo che le avevo prese proprio apposta per tenerle dentro, ma nada. Abbiamo preso anche la noce di cocco.
mango e le pesche che mia moglie si è arrabbiata, arrabbiata no, però mi ha detto che non l'ho pensata perché, come dice lei, non riesce a mangiare queste, cioè le mangia, però le mangia solo se gliele sbuccio io perché lei dice che la buccia le fa freddo. Ecco, questa è la sua motivazione. Aspettate che mi prendo il caffè, se no, qui, se riusciamo con una mano a fare tutto. Che in realtà questa è già la seconda caffettiera, come vedete qua c'è già la tazzina sporcata. E la macchina del caffè è ormai spenta, staccata e disinuso. Ho deciso già da un po' di non utilizzarla più per via delle capsule, però ecco, non è una regola, se mai ci sarà il giorno che ho voglia del caffè, lì me lo faccio, diciamo che per ora non ne sento la necessità. Più che la differenza, cioè a paragone di gusto io preferisco il caffè della Moka, poi sapete che io lo faccio molto molto leggero. Quindi ecco, anche laddove io quando mi facevo sempre quello della macchinetta lì, alla fine lo facevo lunghissimo, quindi non è che lo facevo per sentire più aroma del caffè. Era, boh, una comodità. Credo che magari la utilizzerò ogni tanto, sapete quando, e lì sento proprio la necessità del caffè un po' più forte. Se mi faccio il caffè freddo, quindi che metto il ghiaccio nel bicchiere, faccio scendere il caffè e a questo punto non lo faccio lungo perché poi metto sopra della schiuma di latte. Il che ogni volta che lo faccio poi mi viene il cagotto, infatti me lo faccio tipo 2 volte l'anno, però durante l'estate, almeno 2 volte me lo faccio e me lo gusto, però proprio perché è una cosa che non bevo mai. Perché me fa male, però poi è sempre così, no? Le cose che più ti fanno male, le cose che non puoi mangiare, le vuoi mangiare, non so se capita anche a voi. Nel frattempo è cambiato anche il mio armadio, ora che ci penso, perché voi non lo avete visto, l'avevo fatto vedere su Instagram. Sono sparite tutte le scatole, le scatoline. Sono ritornata ad avere un armadio, sì, scusate, l'aspirapolvere. Sono ritornata ad avere un armadio anni 80, se vogliamo, definiamolo così. E qui, ovviamente, ci sono tutte le mie 4 stagioni. Tutti i vestiti sono qua. Non ho neanche un vestito da nessun'altra parte. Quindi ho messo sopra tutte le cose che vanno appese. Anche se, voglio dire, alcuni vestiti, tipo questi vestiti qua, così, o questo, insomma, alcuni vestiti potevo piegarli, però ho detto no, faccio che appendere. Prevalentemente di appeso ci sono vestiti, gonne e camicie, o tipo, vabbè, queste camicie, maglietta, manica lunga. È stato fatto un ulteriore decluttering e la roba è vagamente, indicativamente divisa, nel senso che sotto c'è proprio tutto il reparto invernale, quello pesante pesante, poi abbiamo autunnale, primavera, insomma un po' misto, invece qui è proprio estivo sopra qui. Volevo dividere autunno, primavera, estate, però di ripiani ne avevo 3, quindi alla fine ho messo un pochettino così. È decisamente meno ordinato rispetto a un tempo, non so chi di voi se lo ricorda com'era, però è più funzionale. E insomma, sono tornata agli anni 80 e finalmente è pronta anche lei. Ci ho messo 2 secondi per dirgli, guarda, infatti si vede. Anzi, mi hai detto che mi prendevi le scarpe gialle. Vado a No, vabbè, prendertele. scusa, ma ci mancherebbe, sì, anche la schiava. No, anche perché dovete sapere che dovevamo andare. Sì, in casa non è stato fatto niente, ve l'ho già detto. No, oggi è relax, Oggi oggi è relax, relax. ho detto a Mile, vai su a prendere la borsa per il frigo, sapete che sopra ho le scarpe. Prendi le scarpe anche a me! Ma vado io. I sandali. E allora ho detto a Mile, vai su, c'è la scatola, adesso ve la faccio vedere. Con scritto borse frigo e borse spesa, non l'ha trovata. Cioè, qua ci sono le scatole. Queste E io ho detto a Mile, prendi devi dove c'è mettere scritto queste. buste spese e borse frigo. Mi sa che mettere quelle. Ma Shiva? No, ma io l'avevo vista quella lì. L'ho aperto, c'era solo quella grossa dell'IKEA e sotto quella scura. E Ecco. io mi ho colato sotto sotto.
Perché lei ha aperto la scatola, ha guardato sopra sopra, non ha guardato sotto No, sotto. io qua sopra sopra, quali vuoi? No, sì, metto questi. Anche Metto perché le altro non ciabatte. ne Sì, ho i sandaletti bianchi, mi ero dimenticato di avere questo. Metto questo, hai. metto Ah, vuoi questo. questi? No, metto queste qua. Mi sa che sono più comode. Sì. Ah, nel frattempo qua è diventato il mio angolo cucito. Ci sto giusta giusta con la testa, però almeno sono davanti alla finestra della camera. E qua è sempre uguale. Di solito ci appoggio il PC, adesso c'è il tappeto lavato da mettere via, gli altri tappeti da mettere via. E nel frattempo ho detto, metto a caricare la videocamera, peccato che l'ho messa a caricare, ma vi faccio vedere. C'era questa qua spenta, quindi ho solo un'attacca e non so quanto dura. Mentre la Mile prepara, se vediamo la Mile che è in pantaloncini, io ho il vestito che praticamente mi copre i piedi. Perché? Volete sapere perché? Perché non ho fa devo fare la ceretta, ma devo farla domani. Giusto? La Mile ha uno sbrego qua che sta passando. Questa è stata Daphne quando l'ha vista e ha fatto le feste. Ci corre incontro per farci le feste, Daphne, il cane di Laura. Solo che non si rende conto che ha 80 kg di cane, quindi tutte le volte ci viene addosso. Bene, direi che all'alba delle 9:10 noi siamo ufficialmente pronte. La cascata che si vede da casa insieme alla montagna è meravigliosa, ma allo stesso tempo fa paura. Ci sono i ghiacciai che si sciolgono, vediamo se riesco a zoomare ancora di più. Quindi arriva abbastanza potente. Fa paura perché è da lì che tanti anni fa era partita la frana. Adesso siamo fuori pericolo, hanno messo delle griglie di contenimento, insomma, hanno preso tutte le precauzioni, ecco. Ed attaccata a casa abbiamo le sirene. Dov'è? Non so se sto filmando, non riesco a vedere ragazzi se ve lo sto facendo vedere perché ho il sole contro. Fantastica, fantastica da me, cioè, guardate che No, e ordine. ho imparato tante Tutto, cose, cioè, è cioè, meglio di me. sì, ti ho Mi è superato, superata. ti ho superato. Sì. Prima... Ovviamente non faccio vedere la casa da fuori, avete visto un pezzettino dentro, ma vi faccio vedere il giardino. Voglio anch'io un giardino così. E voi non vedete niente perché tengo l'immagine talmente stretta. Thank you.
Quando si dice pulire sul pulito, ecco, allora, fine abbiamo superata, fine abbiamo trovata una che mi supera. Guardate cosa mi sta regalando, perché io l'ho visto, lei aveva delle teglie che voi non avete visto, aveva tutte le pirofile impilate perfettamente, e io ho detto ma che bello, lo voglio anch'io questa cosa qui. Io continuo a sostenere che le autostrade sono davvero care e che i prezzi delle autostrade siano davvero cari e che l'autostrada è davvero cara. Detto ciò, il nostro viaggio di 3 ore, perché abbiamo trovato un po' di coda alla barriera di Milano, è stato avanti a acqua, un po' di aria condizionata che l'accendavamo giusto 1 o 2 minuti, poi la spegnevamo, e tanti liquirizi, ma proprio tanti, tanti, tanti liquirizi. La tiro fuori? Tanti liquirizi, perché la pressione io ce l'avevo praticamente sotto i piedi. Ho patito proprio tanto il ritorno, faceva davvero caldo e non la facevo. Poi vabbè. Sentite il clima di qua. Sì, c'è proprio una differenza di clima, che potessimo riuscire a farvi sentire la differenza di clima che c'è da lì a qui. Cioè, adesso, perché sono adesso tutta, si respira. Tutta appiccicata. Sono 27 gradi, sono le 9 meno un quarto. Sono le 9 meno un quarto, siamo sulla tabella di marcia, non vedo l'ora di arrivare a casa a fare un po' di pappa. Eh no, devi aspettare ancora 10 minuti. Una doccia. Ma prima di fare la doccia a noi dobbiamo farla alla macchina, perché direi che abbiamo mettato un po' di... Ah, non si vede, il vetro sembra... Però noi facciamo che da qui vi salutiamo, perché la batteria si sta spegnendo e... Al prossimo video, gita, che farà un po'... Alla prossima gita, al prossimo video, o magari se è durato poco lo continuo domani, non lo so. Intanto vi salutiamo, perché se non vi salutiamo intanto il video si chiude e adesso inizieremo a girare. Maleducate. L'estate si avvicina per le nostre cittadelle.